Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Devo dire che con questa inquadratura grandangolare mi sento piccolo, cioè guardate la dimensione che prende la stanza e io piccolo in un angolino. Comunque sì ragazzi, ho voluto diciamo utilizzare l'obiettivo grandangolare, cosa che non facevo da parecchio tempo, e così perché mi andava. Comunque siamo qui con un nuovo video dedicato ai Funko Pop. Ho fatto alcuni acquisti che mi devono ancora arrivare, cioè certe mi sono già arrivate, certe devono ancora arrivarmi, soprattutto visto il periodo, cioè dunque le spedizioni sono veramente tanto ma tanto lente, ma chi se ne frega. E dunque volevo farvi vedere le prime tre. Prima di proseguire ragazzi vi ricordo i miei due codici sconto. Il primo è del 10% riferito agli ordini singoli, cioè dunque se in un ordine mettete 5 pop e poi appunto lo fate, dunque procedete con l'acquisto, avrete il diritto al 10% sul totale. Mentre c'è l'altro codice sconto molto più pomposo riguardante l'abbonamento, il primo mese di abbonamento, che vi porta appunto a un risparmio davvero notevole. Comunque tutte quante le info le trovate qui sotto. Partiamo ragazzi dalla prima, che è una novità assoluta, infatti sul sito veniva presentata come un'esclusiva novità eccetera eccetera, e ovviamente non ho potuto non acquistarla. Si tratta di una pop, anzi, perché sennò la gente dice una no, un pop molto particolare, soprattutto se seguite la serie di Naruto o seguivate più che altro adesso la serie di Naruto, Naruto Shippuden. Sapete benissimo che Naruto aveva la tecnica diciamo quella un po' sconcia, no? Che si trasformava in una bella donzella. Ecco, è una pop, è un pop, mi sbaglio sempre, particolare, è una roba extra, non è essenziale, diciamo così. Però mi piaceva troppo e ho dovuto prenderla. Infatti, eccola qua. Naruto in versione ragazza nuda, perché come potete vedere qua, cioè beh, è sempre stata fantastica questa trasformazione, ha anche tramandato ai suoi discepoli, se si può dire così. Guardate che carina, qui dietro ci vengono mostrati altri pop che mi sa che sono novità, perché io ad esempio Gaara o Tsunade o Orochimaru non l'ho visto, cioè sul sito non sono presente almeno fino a ieri. Dunque o sono delle novità che devono ancora uscire, dunque in prenotazione, oppure non saprei cioè dove trovarli, perché ho tutto quanto il team 7, dunque Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, ma mi manca la volpe, che sono sicuro che c'è già, perché appunto l'ho vista in alcuni siti, anche se praticamente introvabile, e queste qui che non sapevo dell'esistenza, dunque figata assurda. Spostandoci nell'universo di Dragon Ball, che come ben saprete io faccio la collezione di tutti quanti i pop dedicata a questa fantastica serie anime, sto puntando anche personaggi diciamo terziari, cioè quelli non fondamentali diciamo per la storia, no? Cioè quelli che non è che ti lasciano nulla, e mi fanno comodo ovviamente per completare la collezione, e mi fanno anche da diciamo tappabuchi per i prossimi pop che stanno per uscire di Dragon Ball, perché sul sito ce ne sono moltissimi, tipo Goku che mangia il noodles eccetera eccetera, in prenotazione, che dovrebbero uscire a giugno, luglio, agosto, insomma nei prossimi mesi. Ma di che personaggio sto parlando, anche se l'avrete visto sicuramente dalla copertina del video? Di Videl, eccola qua, la figlia di Mr. Satan. È davvero carina, cioè per nulla togliere a Videl, perché è davvero molto bella come pop. Eccola qua, però ovviamente non è essenziale, cioè nel senso, se uno si comincia a collezionare i pop di Dragon Ball sicuramente non è il primo che si prende, ecco. Io ripeto, l'ho presa soltanto per completare la collezione, altri me ne arriveranno nei prossimi mesi. E ora ragazzi ci buttiamo in un'altra tipologia di Funko Pop, in questo caso le vinyl dedicate a Star Wars. Come ben saprete ho iniziato a collezionarle anche di questa serie che stra amo e non potevo assolutamente perderle. Questa che vi sto per mostrare era praticamente sold out ovunque, cioè anche sul sito Pop in a Box l'ho cercata per mesi e mesi ed era sempre non disponibile, non puoi acquistarla, maledetto, e tutte quelle robe là, no? Finalmente è tornata disponibile e ovviamente non potevo assolutamente non comprarla, e sto parlando di loro, Luke Skywalker e la principessa Leia. Sono veramente molto contento di averla, perché di questa categoria diciamo ne ho parecchie, cioè chi fanno vomitare, a me piacciono tantissimo, devo dire la verità, sono fatte meglio rispetto alle pop classiche, proprio come materiali parlo, cioè sembrano più premium rispetto alle altre, almeno così sembra a me, poi magari sbaglio e sono fatte di cartoncino. E ogni confezione si trova sempre la copiata, no? Di qualsiasi serie TV, di qualsiasi anime, eccetera, eccetera. Dunque sono molto contento, ve lo faccio vedere sul retro che forse si vedono meglio. Eccole qui, bellissime, fanno morire dal ridere. E ripeto, sono molto felice perché rappresentano, diciamo, Star Wars, cioè nel senso, loro due veramente rappresentano la prima trilogia di Star Wars. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcosa in quest'ultimo periodo, di pop, di vinyl, di action figure, qualsiasi altra cosa. Un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!